Petite Maman è la nuova opera della cineasta francese Céline Sciamma, già conosciuta al pubblico italiano per i lavori Tomboy, Diamante Nero e Ritratto di una giovane in fiamme. Presentato alla 71esima Berlinale e vincitore del premio al miglior film alla Festa del Cinema di Roma, Alice nella città, ha raccolto critiche positive e unanimi per la delicatezza e la sincerità nel raccontare una piccola storia di mamma e di figlia. Nelly ha 8 anni, la nonna è da poco mancata e lei non è riuscita a dirle arrivederci come avrebbe voluto. È la prima volta che perde qualcuno che ama e deve confrontarsi anche con il dolore della mamma Marion, che scorre ad un ritmo diverso dal suo. Con i genitori inizia a svuotare la casa d'infanzia della madre immersa in un bosco in cui un tempo c'era una casetta di legno di cui la bambina aveva tanto sentito parlare. Quando improvvisamente rimane sola con il padre, Nelly incontra nel bosco una bambina di nome Marion che sta costruendo proprio una casetta di legno. Petite Maman si priva della dimensione temporale per far incontrare figli e genitori alla stessa età, ma allo stesso tempo non appartiene al genere fantascienza. Un lavoro che, dopo il ritratto della giovane in fiamme, torna alla semplicità delle cose, alla convenzionalità che rende la vita straordinaria, con gesti come quello del cucinare insieme o mettere in scena una recita davanti alla camera da presa, che assumono valenza fondamentale. Céline Sciamma, dopo aver affrontato tematiche legate all'infanzia e all'adolescenza, si rapporta con il tema dell'identità femminile, raccontando una storia di eredità fatta di ricordi. Immerso in un'atmosfera sospesa, il film compie una vera e propria magia, regalando a Nelly una seconda possibilità, quella di rivedere sua nonna e conoscere sua madre bambina. Un desiderio che, su cui chiunque ha fantasticato almeno una volta nella vita, ed è proprio per questo che in Petite Maman ognuno di noi troverà un pezzetto di sé, della propria storia. Quello della regista francese è un regalo, una piccola gemma, una poesia sull'amore, sulla famiglia, sul lutto. Céline Sciamma, in un'intervista rilasciata in occasione della presentazione dell'opera in Italia, ha affermato che il film è stato pensato come una storia semplice, dove non si danno particolari dettagli sulla famiglia. Un film molto breve, compatto, dove l'idea era quella di raccontare una storia che potesse raggiungere grandi e piccoli, senza un tempo determinato, che potesse parlare ad un bambino degli anni 50 come ad un bambino del 2021. Una sorta di viaggio nel tempo per condividere il presente. Petite Maman è il 7° film degli schermi d'autore invernali che sarà proposto al Lux giovedì 3 e venerdì 4 marzo prossimo. Vi aspettiamo in sala ricordandovi che il cinema d'essai è di tutti.